Ok, sono tornato. Toccato la benzina, ormai la benzina è come la droga. Magico, il gusto della super. Non c'è, ovviamente. Da noi c'è solo super. Ho penso quella da 87 ottani. $3.05, un pieno speso $39.05. Troppo! Allora, c'ho tutto, ok. Oh, dicevo, hai un TV troppo bellissimo. Anzi, mi devo ricordare di risettare il podcast, che l'ho... Io guardavo sempre il podcast, perché c'è anche il blog, c'è tipo un... C'è proprio un sitone di notizie. Tutto fasul, io non so. Aia, bello, bello, bello. Proprio bello. Poi, allora, su questo genere che piace a me, notizie fasulle. Allora, stamattina ho inventato... ovviamente sì, quando si mette la notizia fasulla devi sempre mettere tipo ansa. Ho messo ansa. Steve Jobs, il Tesla del 2000. Il New Scientist, che è una rivista scientifica, così titola questo mese. Scienziati di tutto il mondo, grande applauso nella comunità scientifica. Sempre per guardo i magneti della custodia. Secondo me la custodia con i magneti è una stronzata, cioè. Però beh, cioè, è come dire, toh, metto come si chiama? Lo strappo, quello lì, il velcro sulla custodia, no? Però è bella. È una puzzola. Allora, la gente che... la gente che non guarda e spattacca sull'iPhone, mi sta sulle... Allora, dice, no? Allora, no, cioè, è una... Come idea è fantastica, come... idea tecnica, pratica, realizzativa, è proprio una stronzata in magneti, però non ce l'aveva pensato nessuno, almeno su un iPad. Poi su altre cose sì, però sull'iPad non ci ha pensato nessuno. E adesso scommetto che la copieranno tutti. Guardate, mi scommetto che il Galaxy Tab 2, già il nome si vede che sono dei copioni, la metteranno e diranno l'abbiamo inventata noi. Ti pare? E basta. Comunque, no, perché su internet girava che c'era una specie di coprivasca giapponese con i magneti, che è abbastanza simile anche nel colore. Però un conto è coprivasca, un conto è copri iPad, che poi si sa che i magneti con l'elettronica non vanno molto d'accordo. Cioè vanno d'accordo se sono messi nei punti giusti, però se voi prendete un bel magnete e lo passate sul computer, non è bello. Il monitor non so quello che succede. Allora, mi ricordo benissimo sui CRT tubo cattodico, fa malissimo, viene un macchione, poi va via dopo un po', però non tanto. Su quelli LCD qualcosa mi pare che faccia, però non so, non ho mai provato. Provate voi. Poi sull'hard disk, se volete proprio distruggere un hard disk, dati recuperabili, passateci un magnete sopra. Io infatti quando c'avevo l'hard disk Lacy, che era un po' rotto, no? Però era rotto e non andava più, no? Però lo dovevo rimandare indietro. Però siccome volevo la sicurezza che me lo cambiassero, allora ci ho passato 20 magneti sopra. E allora dopo me l'hanno cambiato. Poi anche sulle memorie, però Steve Jobs ha trovato il sottile equilibrio tra distruzione PC e non, e ci ha fatto una fantasticissima cover, come si dice, ma io infatti l'avevo detto che i magneti erano il futuro, voi a ridermi dietro, non è vero, invece i magneti, io l'ho detto riguardo a energia, motori magnetici, però comunque si sono rivelati il futuro lo stesso, quindi avevo ragione io, basta.
No, ma secondo me i magneti c'hanno qualcosa da dirci, perché sono così, sono strani. Questa forza che li respinge e li attira, lì c'è da scoprire bene. Si possono fare un sacco di cose, secondo me. Si scoprono un sacco di cose. Basta. Poi l'altra notizia bellissima, inventata da me, allora, Gizmodo. Gizmodo, nuova campagna anti-Apple. Perché Gizmodo, se non ricordate, era quello il cinese che va al bar ubriaco, perde un iPhone 4, un prototipo, uno lo... era così. Allora, c'era un ubriaco, un ingegnere della Apple, va in un bar, perde l'iPhone 4, prototipo, Gizmodo lo compra, il cinese lo compra per $10,000, poi Apple lo denuncia, succede un po' un casino. Allora, da quel punto lì in poi, Gizmodo è diventato l'anti Apple. Sempre a tirare fuori storie per screditarlo, tipo il famosissimo Antenna Gate. Sì, ma adesso stamattina è nuova notizia per screditarlo. Il cinese ha scritto un articolo che è praticamente la custodia dell'iPad magnetizzata. No, sembrerebbe che non riesca a tirare su le monetine dalla fontana di Trevi. Allora giù critiche, ma non è possibile. Io so, hanno intervistato uno di quelli lì che sempre alla mattina, amico dei vigili, va alla fontana di Trevi a tirare sulle monetine. Ma io ho comprato l'iPad, cosa me ne faccio vista dalla custodia? E basta, qua. Bellissimo, notizia inventata da me. Comunque c'è da dire che la storia della fontana di Trevi, che gente che va lì proprio a pescare le monetine e i vigili compiacenti, mi sta proprio sulle palle. Poi provate ad andare a farlo con... mandano subito via. C'è il racket. Mi sta sulle palle il racket. Il racket non mi piace. Cioè, tante altre cose sono belle, sì, tipo, che so, le tangenti, mi va bene, va benissimo. Ma il racket mi sta sulle palle. Sto racket, che io voglio andare, che so, a chiedere l'elemosina a un semaforo, non posso andare. E questo mi sta sulle palle. Un conto è, che so, vado da un imprenditore e dico, ti do 300.000 euro, fammi costruire una casa. Invece, il racket dei semaforo, il racket dei poveri mi sta sulle palle. Che io voglio vendere il caffè allo stadio, non posso, non ho capito. Invece noi americani siamo più bravi e queste cose non le facciamo. Poi, allora, purtroppo, secondo me, di tutta questa storia del terremoto, i primi che hanno, se i terremotati,